Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info di The Sims 4. Stiamo tornando nel periodo delle news e delle info. Secondo me no ragazzi, perché stiamo vivendo un periodo di magra consolazione dal momento che c'è la desolazione più grande rispetto a degli annunci come Game Pack, Staff Pack e Special Pack da parte di The Sims 4. C'è da dire che tutto è dovuto al fatto di questo grande cambiamento di marketing che c'è stato negli ultimi mesi e soprattutto i Sim Guru ci hanno detto che le cose sarebbero cambiate. Quindi in realtà è difficile fare delle speculazioni in questo senso, se anche la community è più viva che mai, perché non stiamo più vivendo il periodo che abbiamo vissuto a marzo, dove The Sims 4 è praticamente morto senza nessun annuncio. No, anzi, dall'uscita di stagioni la community è molto molto viva e si sta vivendo un bel periodo, secondo me, se anche tutti siamo in attesa di qualcosa di nuovo. Gli utenti giocano tanto e creano delle mod. Per dire, alcune mod sono state rilasciate da poco, come quella che ritexturizza un po' tutti i quartieri di The Sims 4, ed è solo una. In realtà tanti modder stanno lavorando e stanno cacciando fuori tantissime idee per quanto riguarda le mod, quindi The Sims 4 non è morto da quel punto di vista. Se pensate anche che c'è stata la live dove hanno rilasciato degli oggetti in tema caraibico e soprattutto ci sono le live tutt'oggi, in realtà tutte le settimane, su Twitch, capite bene che comunque la community non è morta, se anche non si capisce bene da che parte va. Quest'immagine riportata da SimVip ha sicuramente scatenato grande scalpore nella community. È un nuovo tipo di pettinatura, ve l'ho anche scritto in un post community su YouTube. Qualcosa di nuovo, qualcosa al quale i Sim Guru stanno lavorando, e in tanti di voi, davvero tanti, hanno suggerito il fatto che è palese che dopo il rilascio di quegli oggetti e anche questa pettinatura potremmo essere di fronte a un game pack a tema caraibico piuttosto che una meta di vacanza con il mare, qualcosa del genere. Secondo me è così, secondo me no e sì allo stesso modo, non posso escludere questa possibilità. Sapete bene però come la penso, secondo me The Sims 4 quest'anno ha bisogno, dopo Selva Dorada, di avere un nuovo contenuto. Può essere una creatura sovrannaturale, può essere un qualcos'altro, ma secondo me le mete di vacanza le abbiamo già avute, e visto che The Sims 4 si basa su tanti game pack, tanti DLC in realtà, staff pack ed espansioni, secondo me dare la scelta in un anno di più cose ai giocatori che magari non comprano tutto è secondo me una cosa migliore. Ma se dovessero cacciare fuori una nuova meta di vacanza, lo sapete bene, io sarei molto contento. E sì, perché se torniamo a quegli oggetti a tema caraibico è stato sicuramente un buon regalo. Erano comunque tanti, erano comunque interessanti, sono molto molto belli, io li sto utilizzando come avete visto negli speed building. E questo ci può far ben sperare. Sappiamo quasi che ci possiamo aspettare magari qualche contenuto extra così a muzzo di tanto in tanto, qualcosa che non si è visto negli scorsi mesi, negli scorsi anni di The Sims 4. E questo fa piacere, anche perché sono gratis. Ma da lì a pensare a un game pack a tema ce ne vuole, secondo me non è proprio la soluzione giusta. Certo è però che anche questo contribuisce a rendere la community viva, perché comunque hanno dato tanti oggetti e se ce ne danno di tanto in tanto qualcuno in più, noi non possiamo lamentarci. Vi ricordo che i giocatori di The Sims 4 PC quest'anno avrebbero avuto tanti più contenuti. Li abbiamo avuti, li stiamo avendo, stiamo anche avendo un recap della galleria che al momento è un po' off perché ha dei problemi, ma i Sim Guru hanno suggerito che la aggiusteranno quanto prima, e comunque The Sims 4 va avanti in ogni caso. Certo, vorremmo tutti un'espansione nuova, un game pack nuovo, anche perché la data d'uscita di stagioni ha comunque tagliato di netto l'anno di pubblicazione. Davvero questo 2018 potrebbe suggerire una nuova espansione, potrebbe essere in linea, potremmo averne due. Come vi ho detto, io non scarterei nessuna ipotesi. Ma quindi, cosa ci dobbiamo aspettare da questi Sim Guru? In realtà è difficile dirlo, ragazzi, anche perché, come vi ho detto, la community è molto viva. Loro ogni mercoledì su Twitch stanno facendo delle live stream anche di 10 minuti, quindi davvero molto molto corte, dove ci fanno vedere le funzionalità delle altre espansioni. È un po' dal senso di, come dire, recap generale, un qualcosa che si avvicina alla fine di qualcosa. Secondo me non è così, dal momento che la console sta recuperando davvero molto molto bene le espansioni, stanno davvero uscendo tutte su console, e anche questo sembra un'accelerata. Devo dire che io l'ho un po' interpretato come un perdere tempo, passatemi il termine ragazzi. Stanno temporeggiando, secondo me vogliono arrivare alla parità tra console e PC, magari non del tutto, però comunque rilasciando tutte le espansioni per console fanno felici sicuramente la parte della community che gioca solo su console. E d'altro canto, comunque rilasciando qualche oggetto, la galleria eccetera eccetera, e rendendo viva, mantenendo viva la community, diciamo che rendono vivo anche
il comparto del PC. Quindi la loro strategia di marketing mi suggerisce che vogliono accontentare tutti, e di questo non possiamo che rallegrarcene e lodarli, perché comunque stanno lavorando davvero bene. Una strategia di marketing che lascia il tempo che trova, a mio parere, ma sapete bene che io sto guardando settembre con tanta curiosità. Andrew Wilson ha parlato, i Sim Guru non parlano, e queste cose insieme in realtà ci suggeriscono che secondo me questi mesi avremo qualcosa di nuovo. Quindi è arrivato settembre, io mi sto concentrando su Twitter, mi sto concentrando sui tweet, sulle speculazioni, perché secondo me ci siamo davvero vicini. E in un certo modo in realtà è sempre la Sim Guru Kate a confermare questa mia teoria, dal momento che il 31 agosto pubblica questo tweet. Lei dice che se anche stanno facendo queste live stream dove fanno vedere i contenuti di tutte le espansioni, non smetteranno di fare le live stream dove ci faranno vedere per primo, in realtà, un primo sguardo da loro rispetto a nuovi contenuti. Non vuol dire che smetteranno di fare le cose come trailer, teaser, post e blog. Quindi ragazzi, in realtà, quello che hanno detto alcune settimane fa, ovvero che comunque volevano fare una strategia di marketing un pochino più immediata, prendete caso ad esempio all'annuncio di stagioni, la sera prima hanno messo quella GIF, il giorno dopo hanno annunciato l'espansione, così a muzzo, quindi è stata una strategia d'impatto, se vogliamo, quello era la loro linea guida. Ma come vedete, stanno un po' ripercorrendo i loro passi, dicendoci di aspettarci qualsiasi cosa, anche i teaser che sono spariti da un bel po', anche i trailer ufficiali, ovviamente nel canale YouTube vedremo i trailer dei nuovi DLC, è sicuro. Quindi ragazzi, loro hanno riaperto un po' la parentesi della vecchia strategia di marketing, arricchendola con le live stream su Twitch, quindi rendendo di fatto la community un pochino più grande, un pochino più dettagliata, più professionale dal mio punto di vista e sicuramente più interessante. Quindi aspettiamoci tante cose, perché secondo me i blog o comunque i tweet o comunque i teaser e i trailer arriveranno. Insomma, lei non chiude le porte a queste robe. Che poi stiano lavorando a tante cose nuove è indubbio, lo sappiamo, ce l'hanno detto, ci hanno fatto le poll, ci hanno chiesto tante cose, quindi loro stanno lavorando, ragazzi. Non è che ora, finito il 2018, non arriverà più nulla. È impossibile, è improbabile. L'ultimo DLC che abbiamo avuto è stato Stagioni. Ma come vi ho detto, Stagioni non è un'espansione come le altre, quindi ha meritato tanto tempo per sé. Secondo me se avessero cacciato fuori qualcosa di nuovo, sì, vanno bene quei due oggetti a tema caraibico, che però vi ricordo cozzano benissimo con Stagioni, eh. Io ve l'ho sempre detto che Stagioni è un'espansione anomala. Pensate un po' che appunto dà la possibilità di creare degli oggetti che con The Sims 4 Stagioni stanno bene in estate, mettiamo caso caraibico. Mettiamo caso che fra qualche settimana caccino via altri contenuti per noi, magari di meno, magari di più, un po' di oggetti che so, ispirati, adesso la butto lì, a, come dire, Granite Falls, quindi qualcosa in legno, qualcosa che ricorda l'inverno, e in quel caso lì, ancora una volta, si collega a The Sims 4 Stagioni. La vostra teoria che un game pack a tema caraibico, quindi con il mare, eccetera, eccetera, non è un'idea campata per aria. Potrebbe essere, ma anche quello lì sarebbe ispirato sicuramente a The Sims 4 Stagioni. Come vi ho detto, Stagioni è un'espansione aperta, e lo è anche Cani e Gatti, perché, come dire, fa parte di una macro categoria, animali. Animali, noi abbiamo cani e gatti, non abbiamo The Sims 4 animali. Vuol dire che loro potrebbero cacciare fuori i cavalli, potrebbero cacciare via, non so, animali esotici, un game pack o uno staff pack dei roditori, lo abbiamo già avuto, una categoria di animali, vi ricordo. Potrebbe anche essercene una, che so, con dei pennuti, quindi cocorite, piuttosto che ara, piuttosto che pappagalli. Diciamo che cani e gatti e stagioni sono due espansioni strane, perché sono aperte e danno la possibilità davvero di implementare tanti contenuti legati ad esse. E secondo me, da quel punto di vista, dobbiamo aspettarci ancora qualcosa, anche per quanto riguarda gli animali. Certo è che loro si stanno divertendo un mondo con le live stream, ci stanno spiegando un po' tutte le funzioni delle espansioni vecchie, in realtà. Ed è un bene, dal momento che comunque danno un po' di risalto ad espansioni che magari in tanti hanno dimenticato, non le hanno comprate. Vogliamo vedere un po' come sono, e dal punto di vista di un sim guru, di uno sviluppatore, secondo me è il punto di vista migliore da vedere, anche rispetto magari a quello che vi faccio vedere io sul mio canale. Vederlo da un sim guru, vedere un po' come funziona, è sicuramente meglio. Quindi loro vogliono dare atto e vogliono dare giustizia a tutto The Sims 4, perché comunque vale tutto, e secondo me Stagioni, che appunto si ricollega a tutte le altre espansioni, è stato anche il modo di riportare in auge tutti i 4 anni di sviluppo, ma senza tralasciare il fatto che c'è un futuro. E nel futuro, se ci ricordiamo, come il nostro Sim Guru Grant ha detto, ci sono altri 3 anni di sviluppo, probabilmente dobbiamo aspettarci tante cose. Ci sono le poll, ci sono i suggerimenti, ci sono tante cose nell'aria.
e semplicemente stanno temporeggiando. Secondo me l'autunno arriverà, sarà bello ricco, ci sarà qualcosa di nuovo, me l'aspetto davvero, anche un semplice staff pack secondo me quest'anno lo avremo. Ma sono stato molto felice di vedere che The Sims 4 stagioni ha tenuto banco, mettiamola così, per alcuni mesi, non alcuni giorni. Se ci pensate, in effetti le altre volte cicciavano fuori gli staff pack un pochino più di frequente, anche vicini ai game pack, anche vicini alle espansioni. Stavolta credo che abbiano davvero voluto dare giustizia all'espansione migliore, secondo me, che sia mai uscita su The Sims 4 al momento, ovvero stagioni. Quindi ragazzi, che c'è da dire? Questo video news e info è anche un recap di tutto quello che sta succedendo, ovvero tutto, ovvero nulla. Io mi aspetto di farne uno davvero a breve, magari con un post su Twitter, magari con un post sul blog, magari con qualche immagine nuova, magari con un teaser, perché no, un trailer reaction. Io spero davvero arrivino nuovi contenuti. Al momento ci possiamo solo accontentare. Ma tenete sempre gli sguardi aperti agli update, perché comunque, come vedete, stanno implementando anche degli oggetti extra e magari continueranno anche su quella via. Detto ciò, ragazzi, non posso fare altro se non dirvi che per questo video è tutto. Aspettiamo insieme nuove info, nuove news, speriamo bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi ad altri due video. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!